era de maggio e te cadea nanzino, a schiocca schiocca e c'era rossa, fresca era l'aria e tutta luciardina, adorava de rosa cento passi. Siamo in compagnia di Cristina Mazzaccaro, cantante e attrice meravigliosa, lasciatemelo dire, che ci presenterà il suo ultimo lavoro, il suo ultimo disco, Passione. Come nasce questo lavoro, Cristina? Passione nasce da un incontro con un mio caro amico, artista Graziano Massuto, siciliano, e nasce da un pomeriggio chiusi nel suo studio a suonare insieme e senza nessuna velleità, senza nessun pensiero di fare un disco. Ci siamo visti, lui al pianoforte, io al microfono, e abbiamo iniziato a cantare, io a cantare e lui a suonare, e alla fine è uscito un disco perché siamo tutti e due appassionati appunto alla canzone del Sud Italia, la canzone classica napoletana, ma anche la canzone tradizionale, anche la canzone siciliana. Cristina, quanti sono i brani contenuti in questo album? Allora, in Passione ci sono 13 brani. E com'è possibile, come possiamo ascoltarli tutti? Su tutte le piattaforme digitali. Presente Passione dal 28 di giugno, quindi su Spotify, su YouTube, su tutte le piattaforme digitali. Da una passione all'altra, o meglio, sono due passioni che si fondono, quindi la musica, il canto e il teatro. E sei reduce da un viaggio meraviglioso fra queste due passioni a Los Angeles. Esattamente. Con la compagnia della Savatteri Produzioni siamo tornati da un paio di settimane da Los Angeles. Infatti è stato proprio grazie a Marco Savatteri che poi ho incontrato anche Graziano Massuto. Che cosa avete portato a Los Angeles? Che spettacolo? Allora, con la compagnia di Marco Savatteri abbiamo portato due produzioni appunto, Camicette Bianche, che è una produzione dedicata all'emigrazione italiana, in particolar modo del Sud Italia, verso l'America. In questo musical io interpreto Filomena, che ha una locanda in America. Good say, your town, la Sicilia, oh! I love Sicilia. I am a Napolina. Why do you want to spell it? L'avete sentito una cosa? E venire magacca! Mi è stato portato anche un altro spettacolo meraviglioso, Il risveglio degli dèi, molto molto affascinante, in occasione del tour Vespucci in collaborazione con il Made in Sicily e con la Valle dei Templi di Agrigento. Credo che ci siano tanti tanti progetti in cantiere, avremo modo di scoprirli nel tempo sicuramente. Se c'è qualcosa che vuoi anticipare, puoi farlo ora, altrimenti rimandiamo chi ci sta seguendo a dove poter seguire Cristina Mazzaccaro e tutti i suoi appuntamenti. Ci vediamo sui social, sul contatto Instagram Cristina Mazzaccaro e su Facebook, e io aggiornerò di volta in volta con tutte le novità, perché ce ne sono un po', però non voglio dire niente, per scaramanzia, certo. Da buona donna del sud, no? Allora incrociamo le dita incrociamo per tutto. E vado a conoscere figlia, e chi non conosce le vada. Quando posso soldi andate stanno a ride in casa a guardare. E da vedere la magnata, l'ormone, a vestito vanno a cattare, a capisco vanno a stirare, e scarpe vanno a accusare, se loro hanno qualche ammazzato, là con l'asino pure a nostro.